Come ci ha amato Gesù Cristo, la mia vicina di casa? Come ci ha amato Gesù Cristo? Bravo, fino alla fine già la cosa buona, ma che significa fino alla fine? Non si è trattenuta neppure una goccia. Noi non siamo chiamati ad amare gli altri come diceva il Levitico, ama il prossimo tuo come te stesso, questa è nell'antica alleanza. E Dio si contentava che tu potevi amare quello che ti stava vicino come ami te stesso, ma noi non sappiamo amare. E compagnia bella ha trovato quello che lui cerca, la felicità. Allora il povero in spirito, l'anav, gli anawin, come dicono gli ebrei, sono quelli che si sono girati a destra, a sinistra, a diritto, di dietro e non hanno visto il senso della loro vita. Il povero in spirito è colui che ha trovato nel Signore il suo cammino di felicità. Attenzione, soldi, cibo, niente, come San Francesco che sposa Madonna Povertà. E chi è la Madonna Povertà? È la fede così piena in Dio che tu non hai più bisogno di niente, perché Dio è tutto della tua vita. Ricordate Santa Teresa d'Avila, la grande? Il grande monaco Santa Teresa della rinnovazione del Carmelo. Solo Dio, basta. Ecco perché la povertà francescana, cristiana, di tutti quanti noi, non è una povertà di rinuncia, è una povertà di totale adesione a Dio, per cui tutto il resto è una schifezza, o come dicevamo l'altro giorno, una ciofeca. Sai che cos'è la ciofeca, Domenico? La ciofeca è quella che dice a tua mamma quando ti metti il cappuccino davanti, che schifo mamma, che hai fatto? Glielo dici qualche volta. Ma bisogna essere scoraggiato questo Domenico, eh? Yeah.
veramente santa. A te la lode da ogni creatura. Con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Questo sacrificio di riconciliazione dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, tutti i vescovi e tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo. Circa 1000 persone di equipaggio con 40-45 nazionalità a bordo, quindi è una grandissima comunità come la vostra. E il comandante della nave in una certa maniera è una sorta di prete, accoglie tutti i problemi della nave e cerca in una certa maniera di avviarli in una situazione più o meno di pace e di equilibrio. A questo voglio ringraziare, colgo l'occasione di ringraziare a Don Antonio, direttore della famiglia cristiana, con tutti i suoi collaboratori. Mi fa molto contento di partecipare a questi raduni spirituali, hanno portato anche un po' di serenità sul canale e di pace, un equilibrio interno. E soprattutto a voi, famiglia cristiana, tutti quanti voi qui presenti, vi ringrazio di aver scelto la nostra, a nome del mio equipaggio, i miei ufficiali, che avete scelto la nostra compagnia, la Mediterranea Shipping Company, crociere anche, che è una branch della Mediterranea Shipping Company, e soprattutto questa nave, la MSC Costa. Quindi grazie di cuore a tutti voi e buona continuazione. Siamo
siamo in piedi e eleviamo la nostra lode alla regina di tutti i santi, che ci sarà l'incontro con Don Sciottino. Salve regina, madre misericordia, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exsules filiere, a te suspiramus, gementes et plentes, in ad lacrima. Santi e sante di Dio e tanti auguri a tutti.